Noi oggi celebriamo il 15° anno del sisma del 2009 e lo stiamo facendo con la chiusura di un progetto che ha come impostazione proprio quella di mettere a disposizione delle comunità saperi volti alla prevenzione, al monitoraggio e alla reazione agli eventi catastrofici, tra cui terremoti, ma anche di altra natura. Abbiamo sviluppato dentro l'Ateneo una serie di esperienze metodologiche, culturali, scientifiche che ci consentono di essere leader nella gestione degli eventi catastrofici. Di questo siamo molto fieri e crediamo sia il modo migliore per celebrare appunto il quindicennale del sisma del 2009. Il progetto è diverso dai progetti di ricerca accademica che normalmente facciamo. È un progetto di quella che alcuni chiamano terza missione delle università e che io invece preferisco chiamare missione di collaborazione sociale delle università. È un progetto ispirato all'idea che l'interscambio di conoscenze tra soggetti diversi, quindi università, altre istituzioni pubbliche, organizzazioni sociali e il mondo delle imprese, sia il motore fondamentale di crescita economica e progresso sociale, soprattutto in aree come la nostra, particolarmente vulnerabili ai disastri. Quindi questo è il quadro generale. In questo quadro abbiamo fatto, come è giusto che facciano gli Atenei, prima di tutto attività di formazione, ma concentrate in particolare su persone che lavorano negli enti pubblici, nei municipi, in aree vulnerabili ai disastri. Da questa attività di formazione, un master coordinato dal professor Di Ludovico, abbiamo ricavato un toolkit, come viene chiamato, una cassetta degli attrezzi, una collezione, io ci tengo anche qui a sottolineare, di buone e cattive pratiche, perché non stiamo lì per fare la vetrina delle buone pratiche, stiamo per cercare di capire insieme che cosa ha funzionato, che cosa non ha funzionato e perché, in modo da creare condizioni per evitare in futuro il ripetersi di errori simili. Poi c'è, naturalmente, come è giusto per le università, attività di ricerca in varie aree, tutte collegate direttamente o indirettamente al tema dei disastri, e tutte queste attività di ricerca si basano sull'asset fondamentale del progetto, che è un'infrastruttura tecnologica di cui è responsabile la professoressa Di Marco, pensata per integrare dati statistici, big data e altre informazioni disponibili di fonti molto diverse, elaborarli, analizzarli e metterli a disposizione della comunità secondo l'approccio della scienza aperta, o open science come si ama dire in inglese, ma comunque nel rispetto di tutte le regole che disciplinano, che proteggono i dati personali. Per investire sull'intelligenza delle persone, per la costruzione di quelle competenze che sviluppino sul territorio una capacità di progettare, di vedere, di affrontare anche situazioni difficili come quelle del terremoto. Credo che a distanza di anni questa sia un'esperienza importante che ha dato dei risultati, ha fatto crescere delle persone e credo che sia necessario a questo punto anche dargli una continuità. Per questo stiamo chiedendo tutte le istituzioni, anche ai fondi pubblici che sono a disposizione, di favorire, di sviluppare tutta questa attività, anche perché per quello che riguarda il resto delle attività di ricostruzione riscontriamo ancora delle grandi difficoltà e dei ritardi, sia per quello che riguarda la città, sia per quello che riguarda in senso generale il territorio. Quindi penso che l'esperienza a cui noi abbiamo partecipato, abbiamo dato vita, dimostra che è necessario che ci sia un coinvolgimento delle parti sociali per affrontare questi temi e quando questo non avviene si registrano anche dei problemi e dei ritardi gravi, perché c'è comunque la necessità di rafforzare ancora di più le competenze sul territorio per poter dare un futuro anche a territori come questo.